Ciao ragazze, bentornate sul canale, benvenute in questo nuovo What I Eat in a Day. Partiamo con la colazione, vado a prendere questa bellissima tazza e vado a fare la mia solita colazione. Sto in fissa ultimamente con questa colazione, appunto. Vado a prendere lo yogurt al cocco che compro all'MD ed è molto molto buono, al quale vado ad aggiungerci questi cereali. Questi muesli con cioccolato e nocciola molto molto buoni che compro sempre all'MD e poi successivamente vado a, quando ho finito appunto di mangiare, vado a prendere un bel caffè che adesso prepareremo insieme. Passiamo alla preparazione del pranzo. Oggi farò pasta e piselli. Vado quindi ad aggiungere un po' d'olio in una pentola. Vado ad aggiungerci la cipolla che io avevo già tagliato in precedenza e appunto la lascio soffriggere. A metà del soffritto, insomma, vado ad aggiungere la pancetta e lascio soffriggere tutto insieme. Quando poi sono soddisfatta della doratura, insomma, della cipolla, vado ad aggiungere i piselli. Aggiunti poi i piselli, li lascio un po', diciamo, soffriggere nella pentola e poi dopo vado ad aggiungerci un po' d'acqua e inizio a mettere un po' di sale e poi lascio cuocere. Siccome Mattia sta dormendo, mi dedico anche un attimo alla preparazione della cena, che sarà una semplice insalatona con pomodorini, appunto insalata, e andrò a mettere Simmental. In genere faccio o Simmental o tonno, questa volta ho deciso Simmental, e poi andrò a metterci delle olive. A volte aggiungo anche mais, però stavolta non ne avevo voglia. Lavati bene sia i pomodorini che l'insalata, vado a tagliare i pomodorini. A volte, diciamo che in genere utilizzo i pomodori all'insalata, però non li avevo e quindi ho usato i pomodorini che sono ugualmente buonissimi. Comunque li taglio in quattro parti e poi vado a mettere sull'insalata e poi successivamente andrò ad aggiungere una Simmental, che è quella che io compro all'MD. Però poi mi rendo conto che in effetti è un po' poca e quindi successivamente andrò ad aggiungerne ancora una metà. E poi aggiungo le olive e metto in frigo.
arrivato il momento di calare la pasta finalmente, quindi calo la pasta, aggiungo un po' di sale e lascio cuocere e finalmente si pranza. E voilà, questa è la mia pasta e piselli, vado ad aggiungere abbondante formaggio e buon appetito! Come spuntino del pomeriggio vado a mangiare un po' di frutta, che siano dei cachi, una mela, un'arancia, una pera. In questo caso mangerò due clementine e quindi sempre frutta. Se ho voglia più tardi farò un caffè, ma in questo pomeriggio non l'ho bevuto. Eccoci al momento della cena, vado a condire l'insalata che avevo già cacciato da un po' dal frigorifero, altrimenti era troppo fredda. Vado a mettere appunto l'olio, vado a salare e vi faccio vedere che appunto vado a mettere un'altra mezza simmental perché era un po' poca e quindi questa qui è la mia cena. Anche se non è più estate, io adoro mangiare le insalatone, le trovo molto fresche e molto molto gustose. E niente ragazze, questo era il mio What I Eat in a Day, spero che vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel like, se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanella delle notifiche, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!